Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi spiegherò come è possibile realizzare dei pavimenti, dei solai, e in maniera analoga come è possibile modellare dei solai di copertura, dei tetti. La realizzazione di questi elementi è molto semplice. Vengono richiamati attraverso la scheda architettura, gruppo costruisci, tramite il comando pavimento architettonico e per quanto riguarda i tetti attraverso il comando tetto da perimetro o da estrusione. Sono due diverse modalità di realizzazione dei tetti che potrete già intuire attraverso il nome dei rispettivi comandi che vi illustrerò tra poco. Disegniamo pertanto una pianta molto semplice attraverso il comando muro architettonico che vi ho mostrato nei precedenti video tutorial. Se non ricordate, se non avete visto il video, vi linko qui il tutorial per poterlo riguardare. E procediamo al disegno di una pianta molto semplice, dalle dimensioni di 11 x 11. Bene, siamo nel piano terra. A questo punto quello che dovrete fare è realizzare dei livelli che ho già predisposto. Se non ricordate anche in questo caso come si realizza un livello in Revit, vi linko anche in questo caso il precedente tutorial in cui spiego la realizzazione dei livelli architettonici. A questo punto porterò il vincolo superiore dei miei muri fino al livello del piano secondo, modificando il vincolo parte superiore, scegliendo appunto livello secondo. Mi predispongo nella vista del piano primo e procedo alla realizzazione del mio pavimento, del mio solaio. La scheda architettura attraverso il comando pavimento architettonico. A questo punto le modalità di disegno del mio contorno del pavimento sono le seguenti. Posso realizzarlo attraverso delle linee, un rettangolo chiuso, queste altre forme geometriche al momento non mi riguardano, non mi interessano, o attraverso la selezione delle linee degli elementi presenti in pianta. Questa personalmente è una soluzione che preferisco perché mi consente di procedere molto più velocemente. Non occorre fare altro che selezionare, vedete, le linee che corrispondono al contorno del pavimento che andate a creare, selezionando gli elementi che già sono presenti nella vostra pianta. Procedo. Revit vi mostrerà queste linee dal colore rosa, che rappresentano il contorno del solaio. Stabilite il livello al quale il solaio deve essere realizzato, in questo caso primo piano. Dal menu a tendina scegliete la tipologia di solaio che vi interessa e anche in questo caso, se non la trovate nel menu a tendina, potrete attraverso la modifica del tipo eventualmente duplicare un tipo esistente e modificarne la struttura nella scheda costruzione. E confermo l'operazione. Spostiamoci una vista 3D per valutare quanto accaduto. Attivo il riquadro di sezione e l'eventualità nella scheda estensioni del pannello delle proprietà. E valuto quanto realizzato in sezione. Ragazzi, a questo punto una breve digressione. Semmai la rappresentazione delle ombre nella vista 3D o comunque in una vista di pianta dovesse risultare troppo pesante, potrete dal pannello delle proprietà, nella sezione grafica, opzioni di visualizzazione grafica, modificare la loro intensità nella scheda illuminazione attraverso questo slider qui in basso o inserendo un valore numerico da voi stabilito. Applicando la modifica, ok, vedrete che le ombre risulteranno adesso più leggere.
Perfetto, a questo punto disattivo il mio riquadro di sezione per riottenere il mio 3D per intero e procedo alla realizzazione del pavimento del piano secondo. Mi dispongo, posso dispormi anche nella vista di pianta del primo piano, non è un problema. Alla fine stabilirò attraverso il livello del pavimento qual è il punto, il piano al quale il mio pavimento deve essere realizzato. E procedo. Pavimento architettonico, livello piano secondo. Come vedete, sono rimasto nella vista del primo piano, ma posso ugualmente realizzare il mio solaio definendo poi il livello in un secondo momento, qui nel pannello delle proprietà, e procedo con la selezione del mio contorno. Confermo l'operazione, anche in questo caso gli dico di no ed ecco realizzato il solaio del secondo livello. Allo stesso modo procederò alla realizzazione del mio tetto, del mio solaio di copertura. Mi dispongo nella vista del secondo piano, attraverso nella scheda architettura, comando tetto, tetto da perimetro. Anche in questo caso dovrò realizzare il contorno del mio tetto. Utilizzerò sempre il comando seleziona linee. In questo caso però definirò un offset verso l'esterno, in modo che la copertura del mio edificio vada a sbalzo rispetto al resto dei muri perimetrali. Posso stabilire qui l'offset in questa scheda verde in alto, la scheda dinamica di modifica dell'elemento. Stabilisco un offset di 50 centimetri e procedo. Vedete che Revit mi darà l'indicazione dell'offset attraverso una linea tratteggiata in blu. Posso procedere alla realizzazione del mio contorno. Confermo l'operazione ed ecco il mio solaio di copertura. Potrete anche ottenere un tetto a due falde o a quattro falde, nel caso in cui il vostro progetto lo preveda. Non occorre fare altro che selezionare l'elemento di copertura, modificarne il perimetro qui in alto nella scheda dinamica, selezionare i due lati sui quali si voglia stabilire la falda, dal pannello delle proprietà definire l'inclinazione del tetto, 30 gradi per ora lasciamo così, selezionare l'altro lato, spuntare e definisce l'inclinazione del tetto e confermare la modifica. Come vedete, il tetto a due falde è stato realizzato correttamente. A questo punto, per correggere il vuoto che si crea tra il solaio di copertura e l'estremità superiore dei muri, non occorre altro che selezionare soltanto i muri. Potrete, nell'eventualità, per comodità, selezionare tutto. E attraverso questo simbolo in basso a destra dell'imbuto, puoi stabilire soltanto cosa deve essere selezionato, togliendo la spunta a pavimenti e tetti e confermando. E nella scheda dinamica di modifica dei muri, associare la parte superiore ad una base. Cliccare, selezionare la base, che in questo caso è rappresentata dal solaio di copertura. E come vedete, Revit mi collega in automatico i muri al tetto. Potreste aver bisogno dello stesso comando se, per esempio, in pianta avete una serie di tramezzi interni. Aiutandomi con il riquadro di sezione, vi mostrerò cosa intendo.
Come potete vedere, i muri interni non sono collegati correttamente al solare del primo piano. Allo stesso modo, come abbiamo fatto pertanto con i muri del perimetro con il solaio di copertura, selezionate i muri interni. Potete navigare nella vista o, se lo ritenete più opportuno, selezionare tutto e tramite lo strumento qui filtro potete selezionare soltanto i tramezzi interni. Anche in questo caso associare la parte superiore dei muri e selezionare questa volta il solaio del primo piano. Ecco corretto l'errore. Ragazzi, il video tutorial è giunto al termine. Se vi è piaciuto, se l'avete trovato interessante, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale.